Allora, stiamo registrando. Intanto grazie a Fausto di aver accettato l'invito di Transform Italia a partecipare a questo incontro. È il No, centenario. davvero, sento scherzo, grazie a voi, No, assolutamente. figa. È il centenario della fondazione del Partito Comunista. Ci sembrava logico e opportuno farti qualche domanda, anche così, di carattere sia storico, e magari vedere come la vedi tu la nascita, lo sviluppo di quella formidabile esperienza politica che è stata il più grande partito comunista d'Occidente. E io introduco semplicemente, poi do subito la parola a Roberto Musacchio che farà la prima domanda e ci scambiamo un po' di idee. Insomma, questo è un sistema. Faccio volentierissimo. Allora, Intanto però ne approfitterei per fare un corale saluto a uno che questa storia l'ha vissuta profondamente e che ci ha lasciato, Emanuele Macaluso. Vorrei dire che per tutti noi che ci mancherà, insomma, che la sua parte l'ha fatta. Emanuele, se ti ringrazio. salire la terra. Grazie, ci uniamo chiaramente al ricordo di Macaluso e di tutti quelli che hanno costruito quell'esperienza. Do la parola adesso a Roberto Musacchio della redazione di Transform per la prima questione. Grazie Fausto, guarda, abbiamo deciso di fare domande brevi in modo che si possa inserirsi nella discussione, in modo che io possa fare risposte lunghe, perché sei il protagonista ed essendo te ho chiesto di cominciare io con questa tesi, siamo cresciuti molto con l'idea che il Partito Comunista Italiano fosse molto legato alla tua storia di costruttore della democrazia, della Costituzione in questo paese. Io invece vorrei provare a chiederti il legame con la rivoluzione, perché il fatto che precede il 21 è la rivoluzione che cambia probabilmente sicuramente le categorie della politica e della storia, e l'idea stessa di mettersi insieme per fare politica e fare la storia. Ecco, mi sono fatto convinto, come avreste detto un altro grande vecchio, Romain Grau, che forse il legame più profondo del Partito Comunista Italiano era proprio quell'idea di rivoluzione. Che ne pensi? Intanto grazie per l'ospitalità e la vostra amicizia e compagni di storia. Io penso una cosa che adesso mi vincolo sia originale, io poi penso che invece sia circolata in moltissimi di noi. Proverei a dirla così, proverei a usare una categoria che è stata usata contro il Partito Comunista e in particolare contro Palmiro Togliatti. Cioè la categoria della doppia identità. La doppia identità è stata usata contro gli altri del Partito Comunista per dire che non era intera, totalizzante, l'adesione sua e del Partito Comunista al sistema democratico. Vogliamo dirla più ancora, diciamo, specificatamente, al sistema politico della democrazia rappresentativa, come se in qualche misura dentro l'ordinamento costituzionale, che è impossibile non riconoscere, nella quale è impossibile non riconoscere il ruolo dei comunisti, sia nella costruzione delle premesse antifascismo, resistenza, vittoria contro il fascismo, che nella costruzione della Costituzione. Ma è appunto come se si potesse distinguere tra quella adesione e partecipazione e la questione della democrazia, in particolare della democrazia. Io propenderei per una lettura che non accetta questa contrapposizione, questa lettura della doppiezza, tantomeno quella lettura della doppiezza che poi si è fatta molto. Cioè della compenetrazione di due istanze incompatibili tra loro. Da un lato l'Unione Sovietica e dall'altro la presenza in Occidente, in particolare in Italia,
e nella sua vita politico-democratica. Io penso che queste due interpretazioni siano assolutamente fallaci, ma che tuttavia, al contrario, si possa parlare di doppiezza usando tutt'altra categoria. Cioè, secondo me la doppiezza è esistita ed è costituita da due poli. Da un lato l'adesione senza riserve all'ordinamento costituzionale. Non ho detto molto, ho detto prima di cui i coprotagonisti. L'adesione era di riserva, stava dentro organicamente. Mi è capitato altre volte di leggere con degli amici pagine. Sui primi anni dopo la liberazione, in particolare nel triangolo Torino, Milano, Genova e delle lotte operaie, per vedere il ruolo di contenimento delle lotte, anche le più radicali, dentro quell'ordinamento. Malgrado, negli anni poi successivi, si vedrà dispiegata una repressione antioperaia feroce, come quella di Scelba, vorrei ricordare, che sono 50.000 le persone colpite dalla repressione di quegli anni in Italia, e che la polizia spara sui manifestanti fino ad Avola. L'adesione a quel sistema è un polo. L'altro polo non è l'Unione Sovietica, o lo sarà poi indirettamente. L'altro polo è la rivoluzione, è la scintilla scoccata nel 20. Questo secondo polo nasce appunto a Livorno. Io sono contro quel niente che vale, sono contrarissimo alle letture che vedo anche in questi giorni di post-datazione della nascita del Tg. Ho visto, studiosi anche molto autorevoli che dicono: no, ma il Tg non comincia nel 21, comincia nel 26 a Lione, con il congresso che approva le tesi in larga misura. E altri che dicono: no, ma il Tg addirittura comincia con il Partito Nuovo in 3 anni. Io non nego che l'uno e l'altro siano tappe importantissime, fondamentali nella storia del PC, ma la storia del PC è unitaria, leggibile unitariamente da Livorno fino al suo scioglimento. E in quella storia la scintilla del 21 continua a lavorare. A volte in maniera esplosiva, a volte in maniera molto contenuta, a volte sotterraneamente, ma continua a lavorare nel formare il senso comune del popolo del Partito Comunista. Quella scissione non sarà infatti mai, mai, mai rinnegata. Ma vorrei ricordare che la rivoluzione, facciamo la storia della rivoluzione, che Lenin leggeva ancora qualche giorno fa, alcune pagine di Lenin, Stalinismo, Malattie Infantili del Comunismo, in cui Lenin dice esplicitamente, con grande coraggio intellettuale, che la rivoluzione nasce dalla guerra, cioè che c'è una coppia che è guerra-rivoluzione. E il 21 non si può leggere senza la rivoluzione intorno, non da cultura, la nozione di rivoluzione, no, la guerra. Il 21 è dentro il ciclo aperto dalla rivoluzione d'ottobre ed è infatti rivendicato dai bolscevichi, i quali nei primi anni dicono, e Dio sa quanto avessero ragione, che se la rivoluzione non si fosse accesa nei paesi europei, loro stessi non l'avrebbero retta. E dunque si spiega così l'intervento dell'internazionale del congresso di Livorno che chiede una scelta comune. Lasciamo stare. Scocca la scintilla. Quella scintilla è l'altro polo della doppia. Continuerà a vivere in Sicilia. È così vero che la rivoluzione è una Gerusalemme rimandata, per usare una formula. Rimandata, non rinnegata. Rimandata. Cioè continua a vivere come propensione. Si potrebbero citare
voi tutti l'avete sentito, i comunisti e i leader comunisti, non della prima, della seconda generazione, che fino a quasi all'ultimo, certamente per guerra fino all'ultimo comizio, finiscono con l'invito ad andare verso i socialisti.